Finalmente le meritate vacanze. Questa volta andrete a vedere qualcosa di nuovo, un oceano su una delle lune di Urano. Va bene, scherzavo. Questa destinazione non è ancora un luogo di vacanza. Ma sì, ci sono sicuramente degli oceani impressionanti là fuori. Non dite che pensavate che gli oceani si trovassero solo sulla Terra? Ma prima di immergerci negli oceani delle lune di Urano, parliamo di Urano stesso. Il settimo pianeta dal Sole e il più freddo del Sistema Solare. Ha 27 lune e 4 di esse potrebbero tecnicamente avere degli oceani. Sono più di quanti amici abbia la maggior parte delle persone. Tutte queste lune sono come mini medi Urano. Si inclinano con lo stesso assurdo angolo del pianeta madre, 98 gradi per l'esattezza. E Urano è così unico che orbita intorno al Sole su un lato. Ciò significa che il suo equatore è quasi ad angolo retto rispetto alla sua orbita. A proposito di ribellione. Ma perché Urano è così? Alcuni astronomi ritengono che sia stato sbattuto su un fianco da un'enorme collisione con un altro pianeta. E quell'impatto potrebbe averne creato le lune. Fatto curioso, queste lune hanno nomi piuttosto particolari. Invece di figure mitiche, la maggior parte di esse prende il nome da personaggi di Shakespeare. Insomma, chi ha bisogno di Zeus quando ci sono Giulietta e Desdemona? Scoprire queste lune non è facile. Sono molto scure e si trovano a miliardi di chilometri di distanza dal Sole. È come cercare un ago in un pagliaio, solo che l'ago è più piccolo del vostro mignolo. I 27 satelliti sono divisi in tre gruppi, 13 lune interne, 5 lune maggiori e 9 lune irregolari. Quelle irregolari sono ribelli con orbite retrograde, mentre le altre sono prograde e seguono il flusso di Urano. Le lune maggiori sono Miranda, Ariel, Ambriel, Titania e Oberon, e si trovano tutte nel piano equatoriale di Urano e sono abbastanza grandi da essere rotonde. Hanno crateri, canyon e scogliere. Oh mio Dio! Anche queste lune si sono formate a causa di un gigantesco impatto che ha inclinato Urano sul suo asse. Ecco perché sono tutte inclinate. E a causa di questa inclinazione hanno cicli stagionali pazzeschi, proprio come Urano stesso. Ma non abbiamo ancora trovato tutte le lune di Urano. Le piccole lune irregolari sono subdole e difficili da individuare, quindi chissà quante altre potrebbero essercene. Ma parliamo di cose davvero interessanti. Di cosa sono fatte queste lune? Non ne siamo del tutto sicuri, ma pensiamo che siano fatte di roccia e ghiaccio. Miranda è la più ghiacciata, mentre le lune più interne sono probabilmente polverose. E quelle oltre l'orbita di Oberon? Probabilmente sono asteroidi catturati che potrebbero essere rocciosi, ghiacciati o chissà cosa. Ma ecco cosa distingue le lune di Urano. Sono tutte inclinate insieme a Urano. È incredibile. L'esplorazione di queste lune potrebbe insegnarci molto su come si formano e si mantengono attivi i mondi oceanici. Titania è la luna più grande di Urano, ma è comunque meno della metà della luna della Terra, con un diametro di circa 1609 km. È anche l'ottava luna più pesante dell'intero Sistema Solare. Le hanno dato il nome della regina delle fate in Sogno di una notte di mezz'estate. Il colore di Titania è grigio e presenta alcune macchie lucide che gli scienziati ritengono essere brina. È composta da un mix di ghiaccio e roccia, proprio come tutte le altre lune vicino a Urano. Oberon è la luna più grande di Urano e prende il nome dal re delle fate del dramma di Shakespeare. Ha quasi le stesse dimensioni di Titania e ha una composizione per metà ghiacciata e per metà rocciosa. Ma la superficie di Oberon è molto più craterizzata rispetto alle altre lune uraniane. Ambriel e Ariel sono la terza e la quarta luna più grande di Urano, con diametri rispettivamente di 1168 e 1156 km. Ambriel prende il nome da uno spirito cattivo in un antico poema ed è la più scura di tutte le grandi lune di Urano. Riflette solo il 16% della luce che la colpisce. Gli scienziati non sanno perché sia così scura, ma pensano che un anello luminoso intorno a un cratere possa essere causato da depositi di brina. Ariel è la più luminosa tra le grandi lune di Urano e riflette oltre un terzo della luce che la colpisce. Prende il nome dai personaggi del poema di Pope e dell'opera di Shakespeare. Ariel sembra la luna più giovane perché presenta solo alcuni piccoli crateri dovuti a collisioni recenti. Miranda è la più piccola di tutte queste grandi lune, con un diametro di circa 470 km.
La NASA dice che sembra composta da parti di corpi diversi, come un mostro di Frankenstein. Miranda ha tre grandi caratteristiche, chiamate corone, che sono uniche. Sono leggermente craterizzate, con creste e valli, e sono separate da parti più vecchie e più pesantemente craterizzate di Miranda da confini netti. Ha anche canyon giganti che sono fino a 12 volte più profondi del Grand Canyon. Gli scienziati non sanno perché Miranda abbia caratteristiche così diverse, ma una teoria è che sia stata fatta a pezzi da un'enorme collisione e poi rimessa insieme in modo strano. Tutte queste grandi lune uraniane sono sempre rivolte verso Urano, proprio come la nostra Luna. Urano ha alcune caratteristiche davvero interessanti, ma il sistema di anelli è il punto di forza. E sentite questa, le lune del gigante di ghiaccio contribuiscono a formare gli anelli. Urano ha 13 lune interne e 13 anelli deboli, tutti collegati tra loro come una grande famiglia cosmica. Cordelia e Ofelia sono come i guardiani dell'anello più esterno, Epsilon. Queste due lune pastore tengono insieme tutte le particelle, con Cordelia che è la più vicina alla superficie di Urano. Ma ecco il bello. Ci sono almeno altri 8 piccoli satelliti che si aggirano in quell'area, rendendo la situazione super affollata. La NASA si sta ancora grattando la testa per capire come non si schiantino tutti l'uno contro l'altro. Le lune interne sono per metà di ghiaccio e per metà di roccia, ma non sappiamo molto di quelle esterne. La NASA pensa che potrebbero essere solo asteroidi che sono stati catturati dall'attrazione gravitazionale di Urano. In ogni caso, Urano e la sua squadra di lune sono decisamente fuori dal mondo. A quanto pare, le lune di Urano potrebbero avere oceani salati che si nascondono sotto le loro superfici ghiacciate. E le più lontane da Urano, Titania e Oberon, potrebbero avere oceani profondi 48 km. È una profondità superiore a quella della Fossa delle Marianne. Ma anche Ariel e Amriel potrebbero avere oceani profondi circa 19 miglia. La NASA ha utilizzato alcuni modelli di fantasia al computer e ha rivisitato i dati della sonda Voyager 2, lanciata nel lontano 1977, per capire la composizione e la struttura di queste lune. Hanno scoperto che Titania è abbastanza grande da mantenere il suo calore interno e impedire che il suo oceano si congeli. Ma sentite questa, anche le altre lune potrebbero avere la possibilità di avere oceani caldi. I ricercatori hanno scoperto potenziali fonti di calore nei manti rocciosi delle lune che potrebbero rilasciare liquidi caldi e mantenere caldi gli oceani. E indovinate un po'? Gli oceani potrebbero essere abbastanza caldi da sostenere teoricamente la vita. Lo studio ha anche rilevato che cloruri e ammoniaca sono probabilmente abbondanti negli oceani di queste lune. L'ammoniaca agisce come antigelo e i sali presenti nell'acqua potrebbero contribuire a mantenere la temperatura dell'oceano. Ora potreste pensare, come possono queste lune ghiacciate avere acqua liquida? Ebbene, si scopre che il loro calore interno e alcune sostanze chimiche potrebbero farlo. Per esempio, uno studio ha rivelato che cloruri e ammoniaca sono probabilmente abbondanti negli oceani di queste lune. L'ammoniaca agisce come antigelo e i sali presenti nell'acqua potrebbero contribuire a mantenere la temperatura dell'oceano. Se queste lune hanno davvero degli oceani, significa che potrebbero esserci altri mondi oceanici nel nostro sistema solare e oltre. Ma non entusiasmatevi troppo, questi oceani sono piuttosto salati, circa 150 grammi di sale per ogni litro d'acqua. Forse non è più salato del grande lago salato dello Utah, ma vabbè. Per quanto riguarda la quinta luna più grande di Urano, Miranda, potrebbe aver avuto un oceano in qualche momento, ma probabilmente si è congelato molto rapidamente. Povero piccolo! Comunque, la NASA sta pensando di inviare una missione su Urano per saperne di più su questi giganti ghiacciati e sulle loro lune. La chiamano Uranus Orbiter and Probe, UOP. A me sembra una festa. Quindi, sì, tecnicamente potrebbero esserci non 4, ma addirittura 5 oceani, ma c'è ancora molto da imparare ed esplorare.